Monticelli e San Nicolò si sfidano a Sant'Egidio la Vibrata per la quarta giornata del girone F di Serie D. Mister Stallone schiera i suoi con un 4-3-3, Alessandrini, Castellana, Bartolini, Capitan Sosi, Giannascoli, Terrenzio, Forgione, Donatangelo, Bomber, Pedalino che rientra dopo la squalifica, Iotti e Ciabuschi. Sul fronte opposto c'è il San Nicolò di mister Epifani con Ciotti, Boccanera, Mozzoni, De Santis, Milillo, Petronio, Napolano, Di Lullo, Traini, Bisegna e Massetti. Gara che sarà piena di emozioni davanti a un buon pubblico. Qui in avvio un bruttissimo fallo di Boccanera su Ciabuschi davanti alla panchina di Stallone. Viene subito ammonito il numero 2 del San Nicolò dall'arbitro Rainone della sezione di Nola. Forgione si fa vedere, scaglia questo sinistro dalla distanza che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. San Nicolò in avanti con Napolano, ex San Benedettese, per Di Lullo, scontro con Ciabuschi e l'arbitro concede un calcio di punizione da oltre 25 metri agli abruzzesi. Piazza la barriera Alessandrini, sul pallone va Bisegna, uno specialista che calcia con le tre dita e beffa l'estremo difensore Ascolano. Al 21esimo San Nicolò in vantaggio. Il piazzamento di Alessandrini non dei migliori e la squadra di Epifani passa in vantaggio. Oggi Monticelli in casacca rossa. Ancora un calcio piazzato, stavolta va Napolano che sfiora il palo. Alessandrini sembrava in questa occasione sulla traiettoria. Sempre San Nicolò nel primo tempo. La squadra di Epifani si fa vedere con Traini, il sinistro che colpisce in pieno la traversa. Grande pericolo per gli ascolani. Prova a suonare la carica Castellana. Cross per Pedalino, la girata col destro, pallone out. Termina un primo tempo dove il San Nicolò si è fatto preferire. Nella ripresa succederà di tutto, con un Monticelli che prova a spingere. Calcio piazzato di Iotti per Terrenzio, colpo di testa interessante che però sfila al lato. Cresce la squadra di Stallone. Il San Nicolò con Traini per Napolano, bella la conclusione di controbalzo che non finisce troppo distante dall'incrocio dei pali. Ancora il San Nicolò, ma Iotti è bravo a recuperare palla. L'imbucata per Pedalino, sbaglia l'intervento Milillo e Pedalino però non riesce a concludere verso la porta, favorendo il recupero del possente difensore abruzzese. C'è ancora un calcio piazzato, stavolta sul pallone va Forgione col mancino in porta. Si salva Ciotti, portiere del San Nicolò, classe 1997. Sosi di testa, il capitano per Pedalino. Poi arriva Castellana. Occasione per Moretti che beffa la difesa scolana, poi però si trascina il pallone sul fondo. Non perfetto il posizionamento qui dei centrali oggi in casacca rossa. Iotti scatenato al minuto 68, arriva in area di rigore dopo una bellissima azione personale. Boccanera, ancora lui, lo stende, calcio di rigore, secondo giallo per il difensore del San Nicolò che finisce anzitempo sotto la doccia. Strepitoso l'ex Ascoli Iotti a guadagnarsi questo penalty. Dagli 11 metri va Pedalino col destro ed è gol, 1-1. Il Monticelli con merito pareggia il conto e fa festa il suo bomber classe 1986, arrivato la scorsa estate dalla Folgore Veregra. Traini qui un colpo su Sosi, attenzione a questa azione perché accadrà di tutto. Rimane a terra il capitano dopo una gomitata del numero 9 del San Nicolò e Forgione getta il pallone in fallo laterale. L'arbitro Rainone si va a assicurare delle condizioni del numero 4 del Monticelli. Mozzoni riconsegna il pallone a Traini che incredibilmente col piatto la spedisce in rete, beffando Alessandrini che ovviamente non si aspettava un atteggiamento di questo tipo. Esulta anche il numero 9 del San Nicolò, classe 1988, e l'arbitro non può far altro che convalidare il gol. Monta la polemica
Mister Stallone protesta, anche i giocatori del Monticelli non riescono a credere a quello che hanno visto. Traini, Falognori, si beccano le due panchine. Viene anche espulso Mister Stallone, accompagnato fuori dal direttore generale Castelli. Poi però il capitano, in particolar modo del San Nicolò, Petronio, decide giustamente per un gesto di fair play. Tutti fermi e Pedalino può correre verso la porta 18 indisturbato per depositare il pallone in rete, e quindi si va sul 2-2 e viene annullata l'ingiustizia, il gesto antisportivo di Traini. Si torna a giocare con Pedalino che suona la carica per Iotti, attivissimo dentro per Bracciatelli, viene anticipato sul più bello proprio da Petronio, il capitano del San Nicolò. Entra anche Gesuè nella ripresa, bella questa iniziativa, poi la conclusione col sinistro che si impenna sopra la traversa. Cresce la squadra ascolana, San Nicolò si fa vedere con questa incornata di De Santis, poi riparte subito il Monticelli con Alessandrini che serve Forgione, che corre velocissimo verso la metà campo avversaria. Il tocco per Donatangelo, pallone per Pedalino che si porta il pallone sul sinistro, poi la conclusione viene neutralizzata dai difensori del San Nicolò. Mister Stallone nella tribuna dà indicazione al vice Iachini. Nel finale c'è una chance per Stivaletta che però non c'entra lo specchio della porta. Finisce 2-2, un match incredibile e pieno di emozioni. Il Monticelli sale a quota 3 punti in classifica in vista della prossima trasferta di San Marino.